tutte quelle che sono oggi in piazza insieme, a prescindere dal colore della pelle, a prescindere dalla provenienza. E un abbraccio a tutti oggi qua dal cuore di Padova, davanti alla prefettura di Padova, per gridare con tranquillità e abbastanza forte nella faccia dei razzisti e fascisti del mondo, e a cominciare da Salvini, sto neopresidente ministro dell'interno, è così. Allora, noi oggi ci sembra la giornata giusta, il momento giusto per presentare le nostre parole dette, dirette, diciamo, senza preoccupazione a questo nuovo governo, un governo fascista nato sulla pelle dei più poveri, più deboli di tutto il mondo. Abbiamo vissuto una settimana o 10 giorni, gli ultimi 10 giorni, di episodi che sono vergognosi, vergognosi in tutti i sensi, atti disumani da parte di persone che dicono di essere ministri, che sono persone che devono decidere per il popolo, per l'umanità. È una vergogna. Allora, oggi noi come immigrati, come lavoratori, come studenti, ma tutti i componenti, diciamo, della società qua a Padova, una città per noi simbolo, simbolo contro il razzismo, perché fino a qualche tempo fa c'era un sindaco leghista che è stato mandato via, che è stato buttato fuori, appunto perché qua a Padova non ha posto. Il fascismo e il razzismo a Padova non dovrebbe trovare posto. Allora, questa è un po' la parola d'ordine che noi tutti oggi, noi uniti, grideremo qua nei livelli da Padova. Uniti sempre, tu sempre, come sempre quando che si trattava di lottare contro quello che discrimina i poveri, i deboli, i precari, i migrati, i soci lavoratori delle cooperative sfruttati dappertutto, che sia sulla logistica, che sia sull'agricoltura, ma su tutti i posti di lavoro che esistono su questa pianeta. Oggi lo confermiamo, la nostra determinazione non ha limite, non ha limite quando si tratta di dire no alle porcherie dei fascisti, perché per noi i fascisti sono sempre stati buffoni, buffoni, e sono sempre stati personaggi da dargli calci sul culo ogni volta che ci presenta l'occasione. L'omicidio che c'è stato di Sacco giù in Calabria, gli omicidi ci sono stati di altri immigrati come a Firenze, la sparatoria che c'è stata a Macerata, così come altri dall'inizio dell'anno ci sono stati più di 100-160 episodi di razzismo e di violenza contro i migranti. Ebbene, tutto questo perché avviene? Perché viene alimentato continuamente un clima di odio, un clima di razzismo. Ma questo odio e razzismo che viene alimentato non è che ha una finalità così tanto per fare, perché la gente, c'è una disinformazione, c'è un livello di bugie, di falsità che vengono continuamente trasmesse, che purtroppo in questo nostro paese, di cui per certi versi dobbiamo anche vergognarsi, perché è un paese che ha dato i voti a dei partiti che sono dichiaratamente razzisti, così come avviene in molte parti dell'Europa. Non è un caso che Salvini ha detto che il suo migliore alleato è quel famigerato Orban in Ungheria, che ha chiuso completamente tutte le frontiere, non vuole far entrare nemmeno un immigrato. Ma in un paese dove, come l'Ungheria, dove si è ridotta la popolazione, negli ultimi anni c'è stato un ridimensionamento di 1 milione di persone, così come anche qua in Italia, dove solo nel 2017 100.000 persone in meno sono nate rispetto a quelle morti. E allora io dico che c'è bisogno di forza lavoro qua in Italia. Questo è solo che il razzismo che si trasmette serve solo per mantenere la gente in regime di schiavitù, così come abbiamo visto giù là in Calabria, dove
Sacco è stato ammazzato perché era andato a prendere delle lamiere per farsi una baracca, perché questi lavoratori che vengono pagati 25 euro al giorno sono lavoratori ridotti in condizioni di schiavitù, non hanno diritti e servono all'economia, perché la grande distribuzione organizzata ha bisogno di quei pomodori, ha bisogno delle arance, ha bisogno di quei prodotti che arrivano dal sud, dal suo frutto di sfruttamento bestiale. Questo serve la Lega, questo serve i partiti razzisti, a fare in modo che le persone rimangano in silenzio, che non protestino, che non si ribellino, perché poi questo significa paghe più basse, significa discriminazione sul lavoro, come abbiamo visto, ma il caporalato e la schiavitù non c'è solo al sud, l'abbiamo visto qua, al nord, ed è importante che le persone del Caporale lo sappiano, vengano a conoscenza che Ali, Despar, Aspiag, tutta la grande distribuzione, quali si avvale di lavoratori che vengono ridotti in schiavitù. Sappiamo che ci sono caporali, gente che si è fatta dare soldi per far arrivare qua i lavoratori, 20.000 euro, 30.000 euro, è stato arrestato un tale che si chiama Yusuf, che riforniva in acqua e sapone, riforniva la manodopera, così come un altro che si chiama Taro, che riforniva i magazzini che operano per Maxi D, per Famila e per molti altri magazzini. Questi personaggi si chiamano il Cestaro, il Brendolà, sono quelli che si avvalgono di questa forza lavoro ridotta in schiavitù. E allora questo è il meccanismo che noi dobbiamo fare in modo di far capire che appunto il problema è unire gli sfruttati, fare in modo che tutte le persone che oggi si rendono conto che c'è un rapporto diretto tra la riduzione dei diritti, il Jobs Act e quello che avviene con il razzismo, quello che trasmette il razzismo. Questo è quell'elemento fondamentale che dobbiamo fare in modo di arrivare a unire i lavoratori italiani, i lavoratori stranieri, con gli studenti, con chi è in cerca di casa. Questa è l'unica battaglia che può far scomparire il razzismo qua in Italia. Purtroppo però abbiamo a che fare con questa situazione che produce purtroppo morti. Allora noi oggi però dobbiamo dare un altro piccolo segnale, un segnale importante per quello che fa vedere che ci si ribella a questo, che non possiamo accettare che si parli, come ha detto Salvini, la pacchia è finita. Quando abbiamo visto cosa è successo, cosa vuol dire la pacchia è finita? Vuol dire che le persone che scappano dalle guerre, dalla miseria, dalla fame, dalle calamità naturali, dall'Africa, dai paesi dell'Asia, queste persone che scappano da questi paesi e che sono costrette a prendere dei gommoni dove rischiano continuamente la vita, addirittura quando vengono fatti salire sulle navi non possono essere portati nei porti italiani. Questo è il messaggio che hanno voluto lanciare e sembra che abbia fatto una grande roba. Poi ha parlato le persone che oggi sono ancora in viaggio per arrivare fino in Spagna, che hanno attraversato con mari in burrasca eccetera, ha parlato di una crociera come se queste persone fossero in una condizione privilegiata, no? Perché gli viene garantito anche il passaggio con le navi. Oppure qui ha parlato di taxi del mare, quando alle ONG, le organizzazioni non governative, hanno dato la possibilità di salvare tante vite. Queste sono le menzogne, le bugie che vengono dette, la banalità, le banalità delle cattiverie, di tutto quello che produce poi violenza nei confronti per queste persone, degli immigrati che sono costretti oggi ad affrontare il pericolo del mare. Ecco, noi oggi un segnale lo vogliamo dare e andiamo avanti sulla battaglia, che è quella di combattere il razzismo, è un elemento fondamentale perché una civiltà si possa definire tale.